Petrapichi dovrebbe avere il buon senso di stare un attimo zitto su questa operazione, perché se parla di correttezza, praticamente forse è stata la persona più scorretta che abbia mai incontrato nel mondo del calcio. Bastava passare dall'ufficio tesseramento e vedere che abbia un'altra compiere tesserata. Ha fatto un'operazione, ha cercato di portarlo via ad agosto, il mercato del 31 che chiudeva il 31 di agosto non ci è riuscito, è ritornato alla carica sul mercato di gennaio, non riuscendoci, perché dimentica un particolare, anche avendo fatto il tesseramento col Torino, il calciatore non può giocare, perché risulta tesserato col Crotone. Il Crotone ha riscattato il calciatore nei termini previsti, per cui andremo di fronte alla FIFA, a che ne dica qualcuno l'altra sera in televisione in diretta ai RTI, che forse ci eravamo indeboliti, pensiamo di aver fatto bene, è una grande sfida che andremo a affrontare. Djuric è una punta importante, è un giocatore del Parma. Khalil è il trequartista che conosciamo tutti, Matute è un centrocampista, forse ve lo ricordate, contro l'Arezzo. In rosa siamo 26, una rosa completa su tutti i reparti. Secondo me abbiamo qualche esubero, mi sa che qualcuno farà un po' di tribuna, però non è detto, perché il campionato è lungo, quindi ci sarà spazio per tutti. Vorrei fare un appello ai giornalisti e al pubblico. Dobbiamo stare vicini a questa squadra che è molto giovane. Dobbiamo stare vicini all'allenatore che è molto giovane, perché noi lavoriamo 24 ore su 24. Quindi dobbiamo stare tutti uniti, e specialmente nei momenti di difficoltà. Specialmente nei momenti di difficoltà, perché ci potrebbero essere momenti di difficoltà. Incominciando la domenica dobbiamo andare a battagliare, perché ci sono, quanto sono, 15 partite, dobbiamo battagliare, perché è un campionato, ve lo dico stasera, molto difficile. L'Ascoli stava in un brutto periodo, perché comunque veniva da una serie di sconfitte consecutive, quindi ho visto comunque il Crotone molto bene. Il Benevento è dimenticabile quella partita, ma dimentichiamo subito questo, perché è un anno difficile questo, come ha detto il direttore, è una serie di più difficile degli altri anni, dobbiamo stare concentrati, poi con questi nuovi acquisti penso che il Crotone è rinforzato bene, speriamo proprio di raggiungere più presto possibile questa salvezza. Io spero di sì, che magari prima che loro sono entrati sul mercato hanno visto che avevano bisogno un po' di qualche giocatore in più, e io spero che con la nostra forza e con la nostra volontà possiamo dare ancora qualcosa di più alla squadra. Innanzitutto adesso dovrò riprendermi da questo infortunio. Già domani inizierò a lavorare bene per riprendere bene il prima possibile, per far vedere quello che valgo e per far vedere che questi settori giovanili lavorano bene.